tutti, bentornati nel mio canale. Io sono Miss Giulia e oggi andiamo a giocare con la resina. Vado a testare questo stampo qui di Beadbark e questo è lo stampo a forma di chiave ed è davvero molto carino. Voglio realizzare appunto un pendente, un ciondolo, e quindi adesso andiamo a sperimentare con questo stampo. Eccomi, le due creazioni si sono catalizzate e adesso andiamo a scoprire. Siete pronti? Andiamo. Allora, andiamo a scoprire prima la chiave. Ok. Siete pronti? Giro. Che bella! Mi piace tantissimo come si sono sfumati i colori in questo punto, che si intraveda anche la foglia oro e anche questo cuoricino qui è adorabile. Peccato per le micro bollicine in questi punti in alto, ma non è un problema perché poi ovviamente andrà a me la chiave ed è carinissima. Anche nei lati è davvero molto carina, si è sfumato bene il colore, il viola è questa sorta di color petrolio. E volendo questa chiave possiamo anche decorarla ulteriormente, solo che al momento non posso decorarla perché ho terminato la resina UV. L'ho anche ordinata e deve soltanto arrivare a destinazione e quindi niente, per il momento questa chiave dovrà attendere. Perché si possono fare delle decorazioni ulteriori per andare poi a decorarla ulteriormente, la parte alta della stella. E quindi niente, dovrà attendere, quindi la metto sul mio banco da lavoro. Poi, questo è un segnalibro preso sempre dal sito di Beadbark. Tra l'altro nella descrizione vi metterò anche il link di questo kit. Io già l'adoro così, sinceramente, come è venuto il risultato. È davvero davvero molto ma molto carina.
Mi piace che questi flakes ricordano appunto le squame ed è carinissima. Però andiamo a vederla anche sul retro e vediamo quale lato preferisco di questa creazione. Già, questo davvero è spettacolare. Tra l'altro qui devo ritagliare questo punto che è bello tagliente. E niente, giro. Anche questo lato molto carino, con i cuoricini. Tra l'altro questi cuori li ho utilizzati ovunque quel giorno, perché ho fatto un'unica colata di resina e i cuori li ho messi un po' dappertutto. Infatti anche qui sulla punta c'è un cuoricino. E sinceramente io preferisco l'altro lato, però anche questo non mi dispiace. Qui c'è una piccola bollicina, ma non fa niente. Tanto andrà a me e poi mi piace come si è sfumato per bene il dorato in questo punto, e poi i colori si sono mixati per bene. Però preferisco sempre questo lato qui. Cioè, questo lato ha qualcosa di wow, molto molto d'impatto. Al limite la prossima volta utilizzerò i flakes sia per quanto riguarda quando vado a colare per la prima volta la resina, e poi aspetterò al limite un 50 minuti e poi andrò ad adagiare sulla resina questi flakes, in modo da avere la stessa decorazione, lo stesso risultato da entrambi i lati, perché è stupendo. I flakes, dove li metti, fanno la loro porca figura. Davvero, davvero belli. Niente, ragazzi, queste erano le mie due creazioni realizzate sempre con gli stampi di Bead Park. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino. Io, come sempre, vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!